1969 il gruppo di ricerca dell'Istituto di Storia dell'Arte dedica una mostra a Mario Ceroli. È la terza mostra della storia del nascente XAC dopo quelle del 68 dedicate a Concerto Pozzati a Dobranski. In seguito a quella mostra, il rapporto con Ceroli e l'Istituto è proseguito. Nel 78 le opere allora esposte in mostra, una piccola parte, vengono lasciate in donazione definitiva allo XAC. Una di queste è la Grande Cina. È costituita da 32 sagome intagliate di legno dell'altezza di oltre 2,40 m che originariamente furono costruite per la scenografia del Riccardo III con la regia di Luca Ronconi. Infatti Ceroli, in quegli anni ma anche successivamente, ha sempre affiancato la propria attività di artista a quella di scenografo. Per quest'opera teatrale Ceroli realizza tutta la scenografia e queste in particolare erano le sagome che dovevano rappresentare i soldati della battaglia. Avevano perciò in origine una disposizione affrontata ed erano anche in numero maggiore. Successivamente le opere, le sagome, sono state disposte in maniera affiancata a costituire quella che sarà la Grande Cina. L'opera rappresenta quelli che sono i due aspetti della poetica di Mario Ceroli. Da un lato il legame all'arte povera, l'utilizzo del legno che diventa il suo unico materiale artistico, un legno grezzo mai trattato, dall'altra il legame con la pop art che è chiarissimo nel ritaglio delle sagome, nella serialità e nella ripetitività delle forme.